In questo quarto incontro del ciclo che abbiamo presentato, le Sorgive, il presente sostenibile, abbiamo parlato di acqua e agricoltura. Una società come Viacqua non si interessa direttamente al settore produttivo agricolo, però è un soggetto importante nella gestione della risorsa acqua. Abbiamo messo in evidenza, non ce n'era assolutamente bisogno, come gran parte dei consumi sono legati all'agricoltura, più del 60%, e quindi i consumi del sistema idrico pubblico sono poco più o poco meno del 20%, ma questo vuol dire che tutti insieme dobbiamo gestire questa risorsa. Tutti attingiamo dalle stesse falde, dalle stesse sorgenti, quindi creare il sistema anche in una risorsa che era abbondante, quindi non c'era necessità di politiche, diciamo, di organizzative di questa risorsa. Oggi sempre di più si deve collaborare per una migliore efficienza di questo sistema e per la salvaguardia della risorsa acqua. Il tema agricoltura e sostenibilità è molto complesso. Abbiamo visto come nel passato l'agricoltura abbia contribuito in modo veramente deciso, trasformando i biomi del nostro pianeta, i vari ecosistemi, alle emissioni di CO2. Fino al 700 è stata la prima causa di emissione. E abbiamo visto invece come l'agricoltura moderna, con la sua transizione ecologica, con l'intensificazione ecologica, può diventare un fattore decisivo per quanto riguarda la cattura del carbonio che abbiamo portato in atmosfera, stoccandolo nel sottosuolo, stoccandolo negli alberi. Quindi l'agricoltura che è un'amica, che è un alleato per il contrasto al cambiamento climatico. Ma l'agricoltura moderna può fare molte altre cose, quindi non solo darci una mano nella mitigazione del cambiamento climatico. L'agricoltura moderna può aiutarci a catturare l'acqua, ci sta sfuggendo, sempre più veloce, non riusciamo a trattenerla. Una volta ne avevamo in abbondanza e non ci pensavamo, oggi dobbiamo conservarla goccia a goccia. Ecco, le superfici agricole possono diventare delle vere e proprie spugne con l'agricoltura conservativa, o le aziende agricole possono aiutarci a infiltrare acqua nel sottosuolo, e proprio qui nel Vicentino ci sono iniziative estremamente interessanti, i pozzi bevitori, le aree forestali di infiltrazione, che ci mostrano come le superfici agricole possono diventare una parte importantissima in una strategia complessiva di mettere a tesoro, mettere a capitale, mettere in banca sostanzialmente l'acqua.